E è arrivato il momento di altre domande dai fan che ci hanno invaso la nostra casella di posta con le domande. Abbiamo scelte alcune perché sono veramente arrivate tantissime e non riusciamo, se no dovremmo fare due ore di puntata solo con te. La posta di Virgilio. Esatto. Partito, Vittoria, con la prima. Certo, allora c'è Patrizia da Vercelli che ci chiede: nel tuo nuovo progetto a cosa hai detto subito no e a cosa hai detto subito sì? Aspetta, così. Cosa ho detto subito no, cosa ho detto subito sì. Per esempio, ho detto subito sì, partiamo dai sì. Ho detto subito sì a, appunto, la possibilità di essere libero, di cantare anche in un certo modo che non facevo da tanto, che un po' mi tenevo, no? Cosa che invece facevo dal vivo, magari dal vivo ero molto più libero, né durante i concerti, invece sul disco ero comunque no. Cosa ho detto subito no? Non ci sono in realtà state cose a cui ho detto no. Anzi, ho detto molti sì in questo disco. Bene. Sì. Allora, invece Giada ti chiede: cosa ti ha portato ad inserire un personaggio mitologico nella canzone Hercules? Allora, perché quando abbiamo scritto questo testo con Dimitri ed Andy, a Dimitri è venuta questa idea di Ercole e da lì abbiamo preso, perché poi c'era anche una scuola di pensiero che voleva cambiare il titolo perché era troppo identificativo. Invece a me piaceva tanto questa cosa qua, proprio che fosse identificato con un concetto di forza, no? Anche se poi mi guardi, sei un po' ridicolo che la canzone si chiama Ercole, però mi piaceva anche questa cosa, insomma. Giocavamo su questo, diciamo. Invece Valeria si riallaccia al discorso di Sanremo e dice: sono passati quasi 10 anni dalla tua partecipazione a Sanremo, volevo sapere quali cantanti di quell'edizione ricordi con più affetto. Bah, sicuramente con me c'era, io ero spessissimo insieme a Laura, l'apostrofo Aura. Tante cene, anche tante situazioni abbiamo fatto insieme quel Sanremo lì. Tra l'altro abbiamo vissuto con un'ansia che neanche ci avete un'idea, e quindi era molto bello stare anche insieme a lei. E poi, chi altro c'era? Mi ricordo che c'era Cristicchi, ero spesso anche con Ivan Segreto, lui mi piace moltissimo. Sì. Poi il palco di Sanremo, tutti forse sanno, è piccolo in realtà, il teatro è piccolo. Ti vedono tutti anche all'ultimo. Esatto, c'è un'atmosfera in quel teatro che... Sì, poi è un pubblico particolare, insomma. Diciamo sì, così. Molto anche... Sì. Bon ton. No, vabbè, perché sai, comunque... Anche la tradizione, diciamo. Sì, ecco, deve essere così, perché se no non sei a Sanremo. Esatto, vedere tutti... Devono mettere ansia pure loro. No, ma ci sta, insomma, dai. E poi abbiamo quest'altra invece da Stella che ti dice, saluta tutti quanti, chiede a Virginio, ti dice appunto: sei reduce da un bellissimo incontro chiamato Ritroviamoci, organizzato dal gruppo ufficiale Fondi con Virginio, tenutosi appunto a Fondi il 17 di ottobre. Il 17. Ecco, è vero, il 17 ottobre. E dove appunto hanno partecipato tantissimi virginauti da tutta Italia, leggo dalle isole, insomma, dovunque. Sì. Che si sono vi siete abbracciati appunto in questo grande incontro. Sì. Quindi che emozioni ci sono per te vedere quanto affetto hai e ricevi, insomma, da tutta parte dell'Italia? No, inutile dire che è stato stupendo, perché poi io ero fermo appunto ero in questa ricerca artistica da 3 anni, più di 3 anni, quindi... dove avevo smesso, non ho voluto fare concerti, proprio per scelta, e quindi figurati un momento così dove intanto risuonavo, ricantavo le mie cose dal vivo, c'era, diciamo, questo set acustico, quindi c'era, ero io al pianoforte, poi c'era un violinista. Infatti ti fai i complimenti perché hai cantato divinamente accompagnato dal suono del violino che ha reso più magica l'interpretazione. No, è stato molto bello perché poi così, diciamo, in semiacustico era veramente particolare. E in tutto l'arco della serata, che credo sia durata più di 3 ore, durante questo incontro, poi ci sono stati anche vari momenti, diciamo, sociali che abbiamo messo insieme, no? Quindi io ho chiamato per esempio a parlare questo Fulvio Zendrini, che è il presidente di questa associazione che si chiama Le Cose Cambiano, non so se ne avete mai sentito parlare. Sì. E insomma, che è un'associazione nata nel 2010 in America, e in America si chiama It Gets Better,
in italiano, appunto, è stato tradotto con Le cose cambiano, ed è diciamo una raccolta di testimonianze di persone che hanno magari subito bullismo, omofobia, e raccontano la loro esperienza facendo capire, magari, non lo so, ti faccio un esempio, un ragazzo di 15 anni che oggi è, insomma, non vive proprio magari una situazione serena con se stesso perché, non lo so, si scopre gay oppure viene bullizzato perché, non lo so, di colore, per dire. E diciamo, raccontano come in realtà poi loro sono cambiati, no? E come hanno avuto successo nella vita, anche a livello personale, non soltanto professionale, e quindi è una sorta di it gets better, poi in realtà significa andrà meglio, certo. No? Proprio per, come stimolo a un ragazzo che magari sì, un ragazzo, una ragazza che si trova in una situazione che non ama, che non, insomma, che non lo rende sereno, e è diventato molto famoso perché perché arrivò un giorno un video di Obama dove diceva, io insomma raccontava la sua esperienza dicendo io non sono gay, però diciamo sono stato bullizzato per il colore della mia pelle e oggi di fatto sono il presidente degli Stati Uniti, come così. Dire. Così, diciamo così, può andare veramente molto meglio. Gli spicci, diciamo, ecco. Gli spicci casa, come si dice a Roma. E quindi, insomma, tutto questo concetto anche portato lì è stato un momento proprio di ritrovo insieme. Ecco, questa è stata, secondo me, anche la parte bella di questo incontro. Sicuramente. E allora salutiamo anche appunto tutte le altre ragazze e ragazzi che hanno invaso appunto le nostre mail. Ti dobbiamo chiedere di fare un saluto però anche alla nostra terza co-speaker, esatto. Che oggi purtroppo non è potuta essere con noi, sì. E che è una tua grande fan, anche Claudia, e quindi salutiamo. Ciao, Claudia. Claudia che ci sta ascoltando da casa. Sono felicissima in questo momento. Esatto. E allora noi andiamo avanti con la classifica, torniamo